del rappresentante dell'ADI, ma mi sente? Sì. Dicevo, mi spiace questa opinione che per carità è legittima come tutte le posizioni, ma non io, ma il presidente dell'anticorruzione ha definito la riforma che porta il mio nome una riforma draconiana. Voglio ricordare che è una riforma che nasce dalla consapevolezza, accanto alla stragrande maggioranza di situazioni assolutamente positive, in cui ecco, deve essere salvaguardato il buon nome dell'università italiana, però anche prima di questo caso arrivavano al Ministero lettere anonime, segnalazioni di concorsi dove ancora prima dello svolgimento veniva recapitato al Ministero il nome del vincitore. Allora, di fronte a questo malcostume, che comunque è presente in maniera minoritaria ma che c'è all'interno dell'università, la riforma Gelmini cosa ha fatto? Ha innanzitutto reso unico il mandato del rettore. Noi avevamo università nelle quali i cosiddetti baroni rimanevano in cattedra anche per 10, 15, 20 anni. Noi abbiamo reso unico e quindi abbiamo creato un turnover nella governance dell'università. Abbiamo introdotto il sorteggio nelle commissioni d'esame perché venivano segnalati casi di localismo dove, poiché i concorsi si svolgevano all'interno dei singoli atenei, anche le commissioni erano, tra virgolette, accomodate. E abbiamo introdotto l'abilitazione nazionale per rendere più trasparenti i criteri. Mi permetto di dire che se questo caso concorsi di abilitazioni truccate è emerso, è proprio perché l'abilitazione nazionale esce dal localismo e è più difficile da, come dire, da violare, tant'è che questi casi sono stati scoperti. Io non credo che la riforma forse non sia sufficiente, io avrei voluto fare una cosa ancora più estrema, ma non mi pare che si possano ascrivere ad una riforma che ha combattuto le baronie, che ha cercato di Quello introdurre che è venuto una fuori. È chiaro, merito Gelmini, e chiaro, chiaro. trasparenza, la Allora, colpevolezza rispetto a questi vi do casi. Mi un pare ordine, così francamente una misura miope. Castaldini.